Aspettando i playoff in campionato, la Goldbet Calcio a 8 si proietta verso un altro obiettivo stagionale di fronte a un cotinista Ebano Gombe in grande spolvero che ha già eliminato il Code 272 ai quarti. Buonasera e benvenuti a Sport City per la prima semifinale di Coppa Italia Serie A. Guarda questa parte, Galassi va in percussione centrale, due su di lui, ora Dominici può ripartire in contropiede subito con il destro. Opara si allunga in calcio d'angolo, prima occasionissima dopo 3 minuti di gioco. Ora Cottini che prova a recuperare al centro verso Dominici, c'è ancora Gallaccio, Dominici si inserisce dentro, benissimo il tiro con il mancino che finisce fuori, altra grandissima occasione per il Cottini. Lascia Monteforte che si gira con il sinistro, cambia gioco totalmente dall'altra parte, dove Carboni converge il cambio di gioco ancora da questa parte, questa volta avvolgente con Monteforte, cerca lo spazio il tiro, Galassi la blocca lì. Si allargano gli esterni della Goldbet per aprire la difesa del Cottini. Ora Carboni, zona tiro per lui, ci prova a giro sul secondo palo. Palla che finisce fuori. E ancora Cottini se Banogomme con Dominici, che ora si è spostato dall'altra parte. Una vera furia è ovunque. Punta ora Pantaloni con il mancino. Va. E la palla che finisce di poco a lato. Dall'altra parte dove Pantaloni può uscire come di consueto palla al piede, poi allargandosi, ora si abbassa, ancora stufa, raccoglie il pallone ed esce dalla difesa, l'appoggio qui a Monteforte, si muove tantissimo la Goldbet, ancora dentro Monteforte con il mancino Galassi! Che intervento pazzesco, salva il risultato! Si abbassa Monteforte, va via molto bene, saltando un avversario, ancora Monteforte, salta, ne salta anche un altro, viene messo giù da quell'altra parte, poi Marauder il cross al centro, riceve poi la conclusione che finisce alta, Princi Galli sfiora il vantaggio. Pantaleoni, poi in difficoltà sulla pressione dei due avversari, Pantaleoni ora la perde da quella parte, regolarmente attaccato, possibilità importantissima da fuori, il tiro para, miracoloso, e poi sulla ribattuta il gol del vantaggio del Cottini Stebano Gomme. Pazzesca la rete, abbondanza al 45esimo minuto di gioco. Battuta velocissima a Monteforte. Ancora Monteforte prova ad andare via, accarezza il pallone, la nasconde Monteforte con il mancino. La palla che finisce alta, Monteforte quando vuole fa il giocoliere in mezzo al campo e non ce n'è per nessuno. Il gioco verso Durazzo, ancora recuperato questa, forse l'ultimissima occasione a Monteforte. Attacca ancora al centro Monteforte. Si porta avanti il pallone il mancino e la palla che finisce alto, una delle ultimissime occasioni, sarà calcio d'angolo, va dentro anche Opara, il cross al centro, sul secondo palo, la coordinazione, il tiro Galassi, pazzesco, è un calcio d'angolo, di un campanile, arbitro che fischia la fine del match, è una giornata storica per il Cotini Staibano Gomme, abbondanza, un rapace sul secondo palo. Decide lui e porta la sua squadra in finale.